È un'occasione persa questa contando la caratura dell'avversario. Ma guarda, noi sapevamo che era una partita difficile, una partita complicata, perché secondo me il Cagliari aveva meno punti di quello che aveva espresso in queste prime giornate. Analizzando la partita, devo dire che sì, è vero che una vittoria ci avrebbe permesso di continuare questa striscia positiva, però sinceramente mi sembra anche che la sconfitta sia un po' severa e esagerata. Ma non per il gioco che noi abbiamo espresso, ma sicuramente per le situazioni offensive che potevano permetterci le occasioni da gol, che sicuramente sono state superiori a quelle del Cagliari. Io penso che il Cagliari, nonostante voglio fargli i complimenti perché ha fatto davvero una partita, la partita che doveva fare qui, però abbia fatto, io ricordo solo una parata di Ghilotti e questo calcio d'angolo dove abbiamo subito il gol. Quindi noi dobbiamo lavorare per migliorare certe situazioni, soprattutto quando dobbiamo proporre gioco. E, ho visto una buona comunque tenuta difensiva del reparto arretrato e abbiamo avuto delle situazioni da gol. Sappiamo che gli episodi possono caratterizzare una partita. Purtroppo non siamo riusciti oggi come dire, a sfruttare le occasioni che ci sono capitate, e punto, c'è la sosta, lavoreremo sui nostri difetti, cercando di farci trovare poi pronti all'inizio del campionato, dove ci aspetta la Roma, che sicuramente è la capolista e che se dovesse vincere il suo turno ritorna a essere capolista, ma si preannuncia una bella partita contro una squadra forte. Ecco, mister, però bene, come diceva lei, nel reparto arretrato, però in fase offensiva ancora sembra che il sostituto di Vlaovic non stia rendendo al massimo, ovvero né Bocchio né il subentrante Longo. Mentre è andato bene anche Sottil, allo stesso tempo non so cosa pensa di Montiel. Rispetto all'inizio di campionato, è fin troppo continuo nella sua discontinuità, si può dire? No, io allora il reparto avanzato se vogliamo comunque si è procurato facendo spazio anche agli inserimenti di Beloco quelle occasioni da gol. Non siamo stati, ripeto, bravi e cattivi a farlo. L'attaccante in questo caso è partito Bocchio. Bocchio è un ragazzo che arriva dall'altra parte del mondo, è un ragazzo che deve adattarsi e sicuramente ci vuole un pochino di tempo. Longo è entrato tante volte, è stato determinante, oggi comunque si è dato da fare e purtroppo non era giornata probabilmente quest'oggi. Montiel è un ragazzo, secondo me, che ha grande qualità, un ragazzo che ha tirato, diciamo, la carretta avanti per noi per 5-6 partite, ci può anche stare che possa avere un calo di forma fisica, però l'ho sostituito penso 10 minuti alla fine perché a lui sinceramente non rinuncerei mai, ma probabilmente aveva bisogno di rifiatare perché aveva anche un piccolo risentimento all'adduttore e non volevo che si facesse male, ecco. Bilancio la sosta in linea con le aspettative della vigilia, manca qualcosa, c'è qualcosa in più? Ma la vigilia è normale che ci aspettavamo di vincere, sapendo però che era una partita complicata. E così è stato. Abbiamo 3 punti in più rispetto all'anno scorso nel mulino di marcia, quindi nessun allarme, nessun problema. Viviamo tranquilli e sereni, torniamo a lavorare perché, come vi ho detto per tante volte, questo gruppo è un gruppo che è un piacere da allenare per applicazione, per umiltà, per voglia di migliorare. E quindi ora avranno 2 giorni liberi, ci ritroviamo martedì, ma con grande serenità, non c'è bisogno di mettere pressioni a loro, assolutamente. Cioè, siamo, ripeto, guardando la classifica dell'anno scorso, giustamente abbiamo 3 punti in più, quindi sono tranquillo. Tornando alla difesa, come giudica la prova di Dusu e Ansulas come coppia inedita, diciamo,
diciamo, del... Ma guarda, io ho la fortuna di avere tre titolari per due maglie. E quest'anno, cioè quest'anno, scusami, ho optato per questa partita per Anzulas, perché comunque è un ragazzo che andava premiato. Io penso che la difesa non abbia rischiato quasi nulla. Ripeto, io ricordo, se non sbaglio, una palla parata da Ghidotti e poi il calcio d'angolo dove abbiamo preso gol. E sinceramente non ricordo da come è venuto, ma non so se è stato un nostro regalo. E comunque, parliamo di una coppia di ragazzi che stanno facendo bene, unitamente a Gile, che è il secondo entrato. Quindi il problema, secondo me, oggi è stato un po' più in mezzo al campo, dove non abbiamo trovato molte distanze, eravamo in inferiorità numerica e abbiamo sofferto un pochino l'aggressività del Cagliari nel primo tempo. Il secondo tempo abbiamo giocato, abbiamo creato, magari anche forse con qualche azione individuale personale, però ragazzi, quando una squadra crea 4-5 palle gol, tra cui un palo e due volte davanti al portiere, un salvataggio sulla linea, sinceramente mi viene difficile venire qui a raccontare la partita. Possiamo migliorare, dobbiamo migliorare, sono giovani, sapevamo le difficoltà che questa partita poteva avere. La sconfitta, secondo me, è eccessiva, ma complimenti al Cagliari per la partita che ha fatto. Grazie.